Il suo nome? Volpe Antonietta. L'età? 79. Sei in pensione? Cosa faceva prima? Prima di sposarmi io avevo un'associazione e mi dedicavo il mio tempo alle persone in difficoltà e specialmente alle persone con handicap. Quindi con la mia, ho aperto questa associazione e quindi tutto il tempo disponibile lo dedicavo tutto a loro. Quanti pasti al giorno fa? Io non è che sono molto, non ho molto appetito. A me il cibo non è che mi attrae, sono le altre cose. Non ho molta dimestichezza con il mangiare, però quel poco che mangio riesco a controllarmi. In una giornata sono due i pasti pieni e la mattina una piccola colazione ricca di zuccheri e la sera una cena molto adeguata alla mia età. Quante volte mangia la carne in una settimana? Prima lo mangiavo più spesso, adesso che sono venuta a conoscenza di tante cose ho diminuito un poco il pasto della carne. Ho sostituito con le carni bianche, anche perché ho un'età che non mi permette di mangiare tante cose e quindi mi sto trovando benissimo, una volta alla settimana, oppure ogni 15 giorni. Quante volte mangia invece i legumi? I legumi non li, da quando sono venuta a conoscenza che sono allergica al lattosio, il mio medico mi disse che i legumi li dovevo togliere perché sono ricco di lattosio. Con quali bevande accompagna i pasti? A me piace moltissimo bere, ma solo l'acqua. Però quando sto in compagnia piace bere un poco di Coca-Cola. Non è che sono una bevitrice. A me l'alcol non mi piace. Il caffè non lo prendevo. Alcolici nemmeno mi piacciono. Quindi acqua. Cosa mangia la domenica? La domenica quando stavo con mio marito abbondava un poco il pranzo, ma adesso che sono rimasta sola in compagnia di mia sorella, arricco con un ragù, un po' di pasta asciutto, non è che elaboro molte pietanze. Insalata, patate, insalate, e pollo, carne, pasta al forno, ma il mio pranzo preferito è la lasagna. Come trascorre le sue giornate? Le mie giornate sono piene. Io ho tanta energia da vendere e quindi non riesco a stare ferma. Mi sveglio la mattina alle 6, incomincio a rassettare, a fare, ma tengo sempre da fare, impegno il mio tempo e quando ho il tempo libero mi dedico anche alle altre persone che sono in difficoltà. Qual è il suo piatto preferito? Il mio piatto preferito che l'ho sempre fatto a mio marito e ai miei figli è la lasagna, i cannelloni imbottiti e il ragù, le braciolette. Qual è il cibo che le ricorda l'infanzia? Ma purtroppo la mia età, dal 40-45, non è che avevamo una scelta da ricordare i pasti. Ci dovevamo adattare a quello che i nostri genitori ci davano. E quindi la marmellata, i mottini che oggigiorno usano, li vedevamo attraverso il cannocchiale. Mi racconta una ricetta tradizionale della sua terra? Quella che io posso ricordare, che sento dalle casalinghe, e quindi il pranzo preferito sono i friarielli di salsiccia.
Cos'è per lei la dieta mediterranea? Io credo che è una giusta alimentazione. È basata sulla pasta, è basata proprio, diciamo così, per le persone di una certa età e quindi la dovrebbero seguire tutti quanti. Per me io la trovo molto giusta la dieta napoletana, la dieta mediterranea.